Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale di Costalfa95. Oggi siamo su Spider-Man Marvel. Anche questo gioco è molto molto difficile. Avrete sentito parlare della rapina alla casa d'arte di Roswell, ma forse non sapete che i responsabili È molto difficile perché qui devo andare, come al solito, a premere. Prosegue l'insorgere di criminali mascherati da quando Spider-Man è entrato in scena. Sentiamo cosa ne pensate. Pronto? Sei in diretta con J. Jonah Jameson. Salve, io capisco il punto, ma Spider-Man li ha fermati. Non è giusto accomunarlo a loro solo perché indossa una maschera. È un pregiudizio bello e buono. Sbagliato. Voglio darti una lezioncina di semantica. Avere un pregiudizio significa giudicare qualcuno prima di conoscerlo, ma io so tutto di Spider-Man. Se ne va in giro. J. Jonah Jameson, sei un maledetto bastardo contro Spider-Man. Delle sue bravate e porta un vistoso costume per suscitare la curiosità e nutrire il suo gigantesco ego. Ora, se fossi una persona mentalmente instabile e lo vedessi ottenere tanta celebrità, cosa farei? Si chiama emulazione criminale, gente, e sta rovinando New York. Il monologo di J. Jonah Jameson. Ti odiamo, JJ! Maledetto! Però sei anche il nostro datore di lavoro, quindi ok, baby, facciamo come vuoi tu. Allora, la qualità, devo dire che qui su PS Vita mantiene un buonissimo standard. Io avendo la Pro 4 Pro, devo dire che complessivamente qua sulla PS Vita sembrerebbe quasi come avere una PlayStation 4 normale, perché è molto fedele, poi lo schermo è più piccolo, quindi non perde tantissimo di qualità. Wow, si riescono a fare tantissime acrobazie, i costumi sono veramente molto belli. Io amo Spider-Man perché rispetto a tutti gli altri eroi in generale, beh, lui è povero Qui mi muovo quasi alla sostanzialmente, cieca. molto Devo fedele cercare altre torri d'attivare. al suo credo. È talmente povero che no, le cuffie sono passate al microfono, si sente sulla TV. Vabbè, doppio audio, ragazzi, sia quello della PS Vita sia quello del televisore. Spengo un attimo l'audio della TV perché sennò sentiremo troppi echi. Perfetto. Ho dovuto fare un attimo il taglio al video. Ah, premendo sul touchpad, molto interessante. Non so, non posso zoomare, forse lo posso fare con le altre impostazioni, Manhattan, New York, molto grande. Col touchscreen non c'è una buona implementazione sugli spostamenti, purtroppo, ahimè. Diciamo che queste ottimizzazioni, questa possibilità di giocare su PS Vita, ecco, parliamo un attimo Attenzione, di segnalata cose un aggressione. po' Il posto è a zona rossa. tecniche, quantomeno, è che purtroppo l'implementazione non è eccezionale. Per esempio, giocando con il controller, sparo le ragnatele con R2, qua sono costretto a farlo con il touchscreen. Vedete la trasparenza della PS Vita nel retro che illustra qual è la zona del touch che vado a toccare in modo retrostante. E rimane un po' scomodo, forse era meglio che in automatico configurassi i tasti sostanzialmente più premuti con i grilletti fisici. Anche perché io non me ne faccio niente che premendo L1 R1 tiro le cose, perché sul gameplay sì, è importante lanciare questi oggetti per disorientare e danneggiare gli avversari, però poi dopo sul gameplay effettivo quando si va a girare la città con il touch è un po' difficile, perché dietro è difficile anche da ritrovare, da beccare, certe volte becchi la parte sottostante del touch, corrisponde a un altro tasto. Peccato,
Peccato perché per chi volesse magari portare avanti i giochi nel tempo libero, fuori casa o collegandosi al wifi e poi continuando i giochi che ha a disposizione su PS4, non ci riesce. Perlomeno per i giochi che hanno tanti tasti. Vorrei provare quando uscirà Spyro, la trilogia. Quello lì è un gioco che mi è piaciuto tantissimo sulla PlayStation 1. Mi dà tanti bei ricordi. Non aveva tantissimi tasti e a quel tempo i primi giochi della PlayStation 1 non prevedevano i tasti R1, L1, solo sì e no per girare la visuale. Quello mi sembra un buon gioco adatto da presentare su PS Vita. Questo invece è molto elaborato, ci sono parecchi tasti. Ritornando al discorso di Spider-Man, per quale motivo io amo Spider-Man? Lui è povero, è fedele alla sua causa, non paga neanche mai l'affitto perché non ha un lavoro, è sempre a difendere la città. I genitori sono morti e quindi lui in un certo senso è fedele alla giustizia, vuole riportare la giustizia. Lo zio muore per un delinquente ma continua a fare il supereroe, a perseguire il bene, il giusto. È un supereroe che ha grandi poteri ma non pazzeschi, cioè la super forza, le ragnatele e i sensi di ragno, tutte caratteristiche, tutti superpoteri molto interessanti, ma non è uno sborone. Quello che lo rende fichissimo è questo. Un supereroe che fa tantissime acrobazie, veloce, agile, intelligente e soprattutto estremamente ironico. Mentre Deadpool fa un'ironia molto spesso, Black Humor fa delle battutine cattive, Spidey le fa geniali e poi le fa veramente comiche. Non a caso è il supereroe preferito di Stan Lee, è il suo primo lavoro importante. Il suo primo lavoro credo che siano i Fantastici 4, leggendo Wikipedia. Però poi Spider-Man è stato quello che l'ha portato alle vette, l'uomo ragno, Spider-Man. E poi anche i film sono belli, alcuni magari meno fedeli, ma i primi tre mi sono piaciuti. Per quanto riguarda la storia, l'azione, tante cose. Il cartone animato, molto molto bello, che guardavo da piccolo. Insomma, Spidey fa parte dell'infanzia, ma anche di questo. E semplicemente acquistare questo gioco per girare New York semplicemente con le ragnatele, beh, già ripaga tutto questo perché le dinamiche sono straordinarie. Qui su PS Vita perde i suoi colpi, volevo testarlo. Ma è difficile da giocare, ed è molto difficile da giocare. Gli stessi giochi che escono già effettivamente per PS Vita sono spesso difficili. Vedo questa console molto adatta per giochi con non troppi tasti, molto dinamici. Forse il più bel gioco che io abbia mai giocato su PS Vita è LittleBigPlanet, perché sfrutta la PlayStation Vita al massimo delle sue potenzialità. Puoi fare gameplay con il touch. Poi utilizzi anche il touch dietro, è tutto interattivo, tutto interessante. Piccoli livelli che si possono fare durante le pause pranzo, insomma, giocare con questa PlayStation nei momenti con sessioni piccole per chi ha poco tempo, ma anche per chi vuole avere un'esperienza lunga e duratura, LittleBigPlanet è il miglior compromesso. L'autoschiaccerà quel pedone se non Forse intervengo. uno dei migliori, anche se si adattano molto bene anche i giochi di corse, come per esempio Need for Speed. Call of Duty, mi chiedete alcuni di voi che di ritornare a fare dei video lì, ma lo vedo molto molto difficile come gioco, sia perché appunto bisogna premere R1, R2, è sviluppato e pensato per PC o per console fisse.
Su PS Vita non ce lo vedo tanto, non a caso è uscito solo Declassified nel tentativo di, ma poi non è che ha avuto tutto questo gran feedback, anche se questa PlayStation è serigrafata Call of Duty Black Ops Declassified. Molto interessante anche qui le personalizzazioni dell'eroe, molto belli i costumi, tutto estremamente estremamente bello in questo videogioco. Assolutamente consigliato per chi ha una PlayStation 4 l'acquisto. Perché altrimenti sarebbe veramente come non avere una PlayStation 4. È vero che si può essere di parte sul fatto di amare o meno Spider-Man, ma di per sé il videogioco, il gameplay, è molto divertente, ci sono tante cose da fare, è open world, ma anche c'è la componente di storia che è carina. Per chi è fan si ritroverà gli eroi storici, perdonatemi, i nemici storici. Ma anche i suoi collaboratori come Catwoman, c'è un DLC a parte di 15 euro che potrebbe essere interessante ad acquistare. Insomma, questa è un po' una video recensione, diciamo così, simpatica, non troppo impegnata, sulla PS Vita, su Spider-Man in questo caso, e anche sulle implementazioni dei vari giochi che sono stati presentati e sono presenti. Quindi adesso esco, vi invito a lasciare dei commenti, dei pareri e se volete che faccio altri video su PS Vita posso farli, magari un po' più indirizzati a qualcosa che possa piacere anche voi e anche a me soprattutto. Ecco, questa insomma è la mia categoria di giochi presenti attualmente, LittleBigPlanet ovviamente. Killzone Mercenaries, un po' complicato, un po' astruso, però è molto più interessante di Black Ops, se devo essere sincero. Anche perché è ottimizzato meglio. Bene, detto questo, io vi saluto. Vi invito a lasciare un pollice in su se vi va. Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.